Il Regno Incantato, storie e leggende partenopee. Prefazione di Marco Perillo, casa editrice Neapoli Salma. Petrosinella. Testo di Beatrice Morra, illustrazioni di Laura Capuano. Un giorno di maggio pieno di sole, Pasca d'Onzia, accarezzandosi il pancione, era affacciata alla finestra quando gli occhi gli caddero su un'aiuola di prezzemolo e le venne voglia di mangiarne un po'. Andò dunque nell'aiuola e iniziò a prenderne un ciuffetto, quando all'improvviso si sentì afferrare per le spalle e si trovò davanti un'orca gigantesca. «Cosa fai nel mio giardino?» disse l'orca. «Mi scusi», rispose la povera Pascadonzia. «Avevo voglia di un po' di prezzemolo». «Il prezzemolo è mio e tu hai provato a rubarlo. Adesso devi giurarmi che quando nascerà questo bimbo me lo regalerai». La povera Pascadonzia, pensando di mettersi in salvo, fece la promessa e fuggì. Il tempo passò. Pascadonzia mise al mondo una bellissima bambina, Petrosinella, che faceva del suo meglio per tenere nascosta. Ma un giorno l'orca riuscì ad attirare la piccola in giardino. La rapì e se ne scappò nel bosco di Capodimonte. Con un incantesimo, l'orca fece emergere in una raduna una torre altissima, senza porte, con una sola finestra sulla cima. Gli anni passarono, Petrosinella crebbe nella torre e ogni volta che l'orca voleva salirci si arrampicava alle lunghissime trecce della ragazza. L'unico amico di Petrosinella era uno scoiattolo parlante che le aveva portato in dono tre ghiande. «Le ho trovate su un albero magico. Tienili con te, potrebbero servirti». Un giorno un principe che vagava per il bosco capitò per caso in quella radura e si innamorò della fanciulla. I due cominciarono a parlare in segreto ogni giorno. Parla e parla, anche Petrosinella si innamorò. I due decisero di fuggire insieme, ma l'orca, nascosta dietro una grande quercia, sentì ogni cosa. La notte della fuga, il principe giunse nella radura e salì nella torre arrampicandosi sulle trecce di Petrosinella, usando una scala di spago che lei aveva costruito durante il giorno. I due iniziarono a scendere piano piano lungo la torre, ma l'orca, che intanto fingeva di dormire, con un grido da far paura, iniziò a seguirli lungo la scala. I due saltarono nel prato e incominciarono a correre. «Fuggi, fuggi tra gli alberi, con l'orca dietro di loro». Il principe e Petrosinella stavano per crollare dalla stanchezza quando la giovane si ricordò delle sue tre ghiande magiche. Le prese dalla sacca che aveva legato al vestito e ne lanciò una dietro di sé. Nel punto dove la ghianda era caduta, apparve un ferocissimo cane e si scagliò contro l'orca, ma quella, che era una maga molto abile, raccolse dal prato un ramoscello e lo trasformò in un osso, con il quale riuscì ad estrarre il cagnone. Petrosinella lanciò allora la seconda ghianda. Stavolta questa si trasformò in un ferocissimo leone.
L'orta, mentre quello si lanciava su di lei, riuscì a trasformarlo in un innocuo gattino, ridendo come una matta e pensando ormai di aver la vittoria in tasca. L'orta si precipitò di nuovo all'inseguimento dei due innamorati. Petrosinella, ormai disperata, lanciò la sua ultima ghianda, sperando in un miracolo. Ebbene, da quella crebbe un lupo così grande, ma così grande, che l'orta non riuscì a reagire in tempo. Il lupo la inghiottì in un sol boccone e se ne andò tutto tranquillo nel bosco. Finalmente salvi, Petrosinella e il principe si sposarono e la prima decisione della principessa fu quella di far piantare per tutto il regno più di 1000 piante di prezzemolo. Voce narrante la maestra Fuffi.